Prima di iniziare con la palestra ero magrissimo e sono stato vittima di bullismo. Oggi sono qui per raccontarvi la mia storia. Sono cresciuto in un paesino di campagna in provincia di Livorno, stando principalmente con mia nonna perché i miei genitori sono divorziati da quando io avevo 8 anni. I miei genitori lavoravano tutto il giorno, uscivano la mattina presto di casa e tornavano alle 8 di sera. Quindi passavo tutto il tempo con mia nonna, posso dire che è lei che mi ha cresciuto. Con i miei genitori ci passavo il weekend e la sera dalla cena in poi. Vivevo in questo paesino di campagna e ho iniziato ad uscire nel periodo delle scuole medie. Le prime uscite erano con gli amichetti del paese, poi piano piano, quando ho iniziato ad essere in seconda e in terza media, ho iniziato anche a frequentare il paese più grande, quello dove andavo a scuola. Ogni giorno prendevo il pullman, andavo a scuola a 30 minuti da casa mia, c'era un paese più grande, frequentato da ragazzi che non conoscevo, miei coetanei, e piano piano ho iniziato a frequentare anche, diciamo, i ragazzini del paese più grande. Io in quel periodo avevo degli hobby da ragazzino, giocavo con le Yu-Gi-Oh!, giocavo alla PlayStation, studiavo poco, non avevo voglia di studiare per niente. In quel periodo lì mi approcciavo con le prime ragazzine, più o meno in seconda, terza media. E questa cosa suscitava un po' di invidia e gelosia nei ragazzi della scuola e nei ragazzi che poi trovavo anche in estate quando finiva la scuola, quando andavo al mare. Nel periodo tra la terza media e la prima superiore, come sport in quel periodo non facevo niente. Ero molto nerd, quindi ero focalizzato su tutti i miei passatempi, come vi dicevo, Yu-Gi-Oh!, collezionavo tutte queste cartine, giocavo alla PlayStation, magari il pomeriggio mi trovavo a casa di qualche amico del mio paesello dove si giocava a GTA, a San Andreas, questi giochi qua che andavano in quel periodo. Era più o meno il 2005-2006, quindi internet c'era ma poche persone ce l'avevano, quindi il passatempo era quello, si giocava con la PlayStation, io avevo la PlayStation 2. E sport non ne facevo, perché io sì da bambino sono sempre stato negato in tutti gli sport. Mia mamma mi ha portato a provare tantissimi sport, il calcio, basket, nuoto, tennis. Li ho provati tutti, ma non ho mai avuto la passione per nessun sport, non mi piaceva allenarmi, non mi piaceva il sacrificio che dovevo mettere verso uno sport, ero molto pigro fisicamente e ero più un nerd. Questo era quello che ero io in quella fascia d'età. Però poi che cosa è successo? Nel periodo tra la terza media e la prima superiore ho iniziato a frequentare, diciamo, la città, il paese quello un po' più grande dove avevo la scuola, dove andavo alle scuole medie. Lì ho avuto occasione, diciamo, di frequentare un gruppo di amicizie un pochino più grande, che non erano dei veri e propri amici, ma era un gruppo composto da tanti ragazzi. All'interno di questo gruppo c'erano due ragazzi che erano cresciuti con me nel paesello e avevano subito legato con tutti gli altri perché loro giocavano a calcio, quindi subito questi miei amici avevano legato con gli altri. Mentre io, che ero il nerd, quello poco sportivo, scoordinato, quello molto magro. Considerate che io in quel periodo ero già alto, più o meno come ora, e ero 1,80 m, 1,85 m più o meno, pesavo 60 kg, quindi potete capire che ero magrissimo, mi si vedeva tutta la spina dorsale, tutte le ossa, le costole, non ero uno sportivo. E quindi tutti in spiaggia si ritrovavano a giocare a calcio insieme, mi chiamavano e io ero, diciamo, la pecora nera del gruppo, mi prendevano in giro, mi bullizzavano, perché poi spesso mi mettevano in porta, io non riuscivo a parare il pallone, allora venivano lì, mi prendevano a calcio a pugni perché non avevo parato il pallone. Cioè loro si sfogavano con me per questa cosa, ma io stavo zitto, non reagivo, mi prendevo le botte e stavo lì e subivo. Quindi, diciamo, questa era un po' la situazione in quel periodo. Poi la sera si iniziava ad uscire perché c'era una discoteca, diciamo, per quindicenni estiva, sempre su questa spiaggia. E mi ricordo l'episodio che c'era una ragazzina che piaceva un po' a tutti
E io decisi, a quei tempi lì non c'era Facebook, non c'era WhatsApp, c'era MSN, magari qualcuno di voi se lo ricorda, che era una delle prime chat online dove tu potevi aggiungere degli amici e scambiare dei messaggi. Io avevo aggiunto questa ragazzina qui della spiaggia, che era più o meno mia coetanea, e gli avevo chiesto se si voleva vedere con me quella sera, dato che c'era questa festa sulla spiaggia, e tipo lei mi disse di sì. Mi disse di sì. Però cosa fece lei? Lo raccontò alle sue amiche e al suo gruppetto di amici. All'interno del suo gruppetto di amici c'erano questi famosi bulli che a me mi picchiavano quando si giocava a calcio, che non erano miei amici ma facevano parte di questo grande gruppo. Quando alcuni di loro vennero a sapere che avevo chiesto a lei di vedersi quella sera, subito quella sera, davanti a tutti, quando sono uscito, sono stato preso di mira e sono stato prima offeso, hanno usato parole pesanti, tipo verso mia mamma, offendendomi, così senza senso. Io da ragazzo timido, che ero in quel periodo, magro, chiuso, silenzioso, timido, parlavo poco, loro, tutti amici, la squadra, diciamo fisicati, perché per avere 14-15 anni erano ragazzini che giocavano a calcio ogni giorno, si allenavano ogni giorno perché giocavano in squadre di calcio, quindi per essere ragazzi di 15 anni, 14-15 anni, avevano un bel fisico. E addirittura io, stando zitto, mi ero messo lì, mentre mi offendevano, uno di loro si avvicina e inizia a prendermi a pugni, alle spalle, dietro la testa, qui dietro il collo. E io stavo fermo, mi sono preso le botte, a un certo punto poi ho iniziato a piangere davanti a tutti, c'era pure sta ragazza che aveva assistito alla scena, e mi sono messo a piangere e sono andato via. Questa è stata una delle situazioni, diciamo, più brutte che ho avuto in quel periodo. Finita quella serata lì, l'indomani, il ragazzo che ha agito così verso di me mi ha scritto su questa chat su MSN scusandosi di quello che aveva fatto, però lui si vantava con gli amici di questo e niente, si è scusato attraverso una tastiera, però di persona no, davanti agli altri no, quindi io ero sulla bocca di tutti come colui che aveva preso delle botte e non avevo reagito e ho fatto una pessima figura davanti a questa ragazza che poi non ho più avuto il coraggio di scrivergli, di farmi sentire e nient'altro. Quindi potete capire che questa cosa a me mi ha segnato particolarmente, quindi dato che il ragazzo che mi aveva picchiato era il classico bullo del gruppo, era quello un pochino più fisicato, un pochino più muscoloso, a me lì mi è scattata in testa una cosa, ho detto ok, adesso inizio ad allenarmi seriamente, e io non ero uno sportivo, perché volevo avere, diciamo, quella presenza fisica che non avevo, volevo ottenerla per far sì di non essere più vittima dei bulli. Ho detto, se io mi creo un fisico muscoloso, sicuramente non sarò più vittima di questi bulli, perché io ero vittima, secondo me, di questi bulli proprio perché ero molto magro, ero indifeso, ero scoordinato, ero proprio fragile fisicamente, ero timido, ero silenzioso, e quindi io mi ero reso conto di avere questa debolezza. Allora decisi di iniziare ad allenarmi, però pensate che in quel periodo lì non c'era internet, non c'era modo di documentarsi su come ci si allena, eccetera eccetera, quindi la prima cosa che iniziai a fare è comprare le riviste che uscivano in edicola mensilmente, non so se vi ricordate, usciva sempre Muscle and Fitness, Flex, queste riviste qua, che erano riviste americane tradotte in italiano, dove i grandi campioni di bodybuilding e di fitness del periodo davano consigli sull'alimentazione, schede di allenamento, eccetera eccetera. Io iniziai inizialmente come prima cosa ad allenarmi a casa, facevo soltanto piegamenti sulle braccia e basta, ogni giorno li facevo per un'ora, facevo un'ora di piegamenti sulle braccia, facevo 10 ripetizioni, mi fermavo un minuto, 10 ripetizioni, mi fermavo un minuto, quando non ce la facevo più invece di farle a terra le facevo con le mani sopra uno sgabello e le mani a terra, facevo così per un'ora e ho fatto questo per più di 6 mesi. Lì fisicamente iniziava a cambiare, perché da essere magro e non far niente, fare comunque un pochino di movimento, e questo un po' mi aveva dato un pochino di motivazione. Allora poi è arrivato settembre, terminata l'estate, mia mamma mi portava in quel periodo a fare l'esame per il patentino, per lo scooter 50. Quando finivo la lezione del patentino, di fronte c'era una palestra e mia mamma aveva deciso di portarmi lì.
perché io le avevo detto che volevo andare in palestra. Però lei aveva deciso di portarmi in palestra perché? Perché io, essendo molto magro, ero anche gobbo. E fare solo piegamenti sulle braccia mi aveva portato a sviluppare un pochino il petto. Se voi allenate solo il petto, ma non i dorsali, succede che il muscolo che allenate tira verso di sé l'articolazione. Quindi io mi ero chiuso con le spalle ancora di più in avanti e ero diventato ancora più gobbo. E mia mamma aveva deciso di portarmi in questa palestra per fare ginnastica posturale. Io ho iniziato ad andare in questa palestra per qualche settimana a fare questo corso di ginnastica posturale. C'erano solo persone di 70-80 anni. Non era il tipo di palestra che volevo fare io e la facevo veramente contro voglia. E ho scoperto che all'interno della stessa palestra c'era un piano sotterraneo dove c'era una sala pesi con degli attrezzi. Allora io di nascosto, quando mia mamma mi lasciava in palestra, invece di andare a fare il corso di posturale, andavo giù e facevo i pesi. Era una sala pesi incustodita, non c'era il personal trainer o l'istruttore di sala. C'erano altri uomini adulti che si allenavano, quindi io mi chiedevo consigli a loro su come allenarmi. È stato proprio lì il periodo in cui ho iniziato a comprare queste riviste per documentarmi, per cercare di farmi una prima scheda, eccetera, eccetera. Iniziando a far palestra, i primi tempi non vedevo risultati perché non sapevo fare i movimenti, però piano piano in questa palestra ho conosciuto un uomo più adulto che mi ha spiegato le tecniche degli esercizi. Nel giro di 2-3 mesi il mio fisico stava cambiando, stavo migliorando. Poi, leggendo queste riviste, avevo capito che comunque dovevo piano piano mangiare più calorie, perché io mangiavo veramente poco da ragazzino, mangiavo 2-3 volte al giorno in quantità piccole. Lì ho capito che dovevo aumentare le calorie, quindi di mia spontanea volontà iniziai a mangiare di più. Questa cosa mi ha portato nel giro di un anno a prendere circa 10 kg, quindi rispetto a prima avevo già un fisico completamente diverso. Nel periodo in cui iniziai a far palestra era settembre e era l'inizio delle scuole superiori. Fatto sta, la casualità ha voluto che io quell'anno lì in classe mi sono ritrovato alcuni di questi bulli che vedevo in spiaggia in estate, che li vedevo solo in estate in spiaggia, io non li avevo mai avuti in classe alle scuole medie. Questa cosa ha fatto sì che io durante l'anno ero completamente demotivato a studiare, anche perché io in precedenza non studiavo mai. Quell'anno lì ancora di più, e questa cosa mi ha portato a bocciare. Io in prima superiore sono bocciato. Successivamente, l'anno dopo, mia mamma mi ha detto: ok, sei bocciato, invece di andare in spiaggia con i tuoi amici a divertirti, quest'anno vai al lavoro con tuo padre. Quindi, presa la pagellina, che si prendeva la pagellina più o meno nel periodo pasquale, mia mamma aveva visto che c'erano tantissimi debiti, ha detto: ok, da domani smetti di andare a scuola, tanto la scuola stava per finire, vai a lavorare con tuo padre. Mio padre ha un banco di frutta e verdura al mercato, perché è un'azienda agricola. Quindi io, diciamo, nel periodo pasquale subito ho iniziato a lavorare al mercato con mio padre. Tutto questo fino a settembre. Il pomeriggio io tornavo dal mercato, che era le 3 del pomeriggio, pranzavo alle 3:30, ero stanco, distrutto, perché la mattina partivo alle 6 del mattino, ero un quindicenne, andavo al mercato a scaricare il camion, a servire alle persone. Questa cosa mi ha portato poi ad essere stanco il pomeriggio, e quindi io la sera mi limitavo ad uscire solo nel mio piccolo paesello, non andavo più nella cittadina, quella più grande, dove c'erano questi bulli. L'anno successivo ho cambiato scuola. Nella scuola che ho frequentato dopo ho trovato tantissimi ragazzi che si comportavano bene con me, sono sempre andato d'accordo con tutti. Piano piano il mio fisico stava cambiando, perché io non ho mai smesso di far palestra da quel momento lì che ho iniziato. Piano piano ho iniziato a documentarmi, a farmi seguire da vari coach della zona, e piano piano fisicamente sono cambiato, e dal punto di vista mentale ero sempre più sicuro di me stesso. Di conseguenza la mia vita è cambiata totalmente. Ho iniziato comunque ad avere le prime fidanzatine e ho iniziato ad andare in giro senza avere più la paura di essere picchiato e bullizzato dagli altri. Tant'è vero che quando avevo l'età di 16 anni mi è capitato più volte di rincontrare questi bulli, e io comunque in quel periodo ero diventato molto più muscoloso di loro, magari ero 5-10 kg più grosso di loro, e lì ho capito subito che questo mio aspetto fisico diverso mi aveva concesso il loro rispetto. Quindi io non li vedevo più da 2 anni, sono venuti lì a salutarmi, a chiedermi: oh,
come stai? Tutto bene? E io lì me la sono tirata e non li ho considerati più di tanto. Ho detto ok, ciao, e sono andato via. Questa cosa mi ha fatto scattare nella mia testa che la palestra per me era una cosa che mi faceva bene, che era una cosa benefica sia a livello mentale sia a livello fisico, perché comunque la palestra mi aiutava anche a sfogarmi quando mi girava le palle, che mi picchiavano. Io andare in palestra, allenarmi a casa, fare i piegamenti sulle braccia, per me era uno sfogo, era un modo per scaricare la rabbia, scaricare tutta la tensione che avevo. Questo è quello che è successo in quel periodo. Poi con gli anni ho portato avanti questa passione. All'età di 18 anni ho iniziato con le gare, però questa cosa delle gare magari la andiamo ad approfondire in un altro video, dove ve la vado a spiegare un pochino più nel dettaglio. Con questo video, ragazzi, che cosa vi voglio far capire? Vi ho voluto raccontare la mia storia perché magari ci sono tanti ragazzi che mi seguono YouTube o magari anche su altri social, che si trovano nella stessa mia identica situazione, magari hanno quell'età lì che avevo io e magari non sanno come affrontarla, si chiudono in loro stessi, non ne parlano con nessuno, non hanno modo di sfogarsi, non hanno modo di trovare una soluzione. Io vi ho voluto raccontare la mia storia, così magari qualcuno di voi, se si rispecchia in queste situazioni, potrebbe prendere spunto da quello che ha aiutato a me e magari provare un percorso del genere, e magari anche voi vi sentite meglio come mi sono sentito meglio io, e questo percorso a oggi mi ha permesso di raggiungere certi risultati e io a oggi vivo di questo. Questo è diventato il mio lavoro. Quindi, ragazzi, vi ringrazio per aver ascoltato le mie parole. Almeno ci siamo conosciuti meglio, perché magari vedete i miei video ma non mi conoscete. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti che cosa ne pensate, se anche a voi sono successe delle situazioni simili, se anche voi siete riusciti a superarle, oppure se le state affrontando in questo momento e non sapete come fare. Lasciatemi un commento, che mi fa piacere sentire anche il vostro punto di vista. Io vi saluto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, e ci vediamo in un prossimo video.